Ancora buongiorno agli amici di Ante, un buongiorno e un bentornato all'amico Elio Core, ex presidente del quartiere qui di Porto d'Ascoli, che però tra l'altro è anche presidente dell'associazione Punto Aiuto Cittadino. Ci ha portato un comunicato stampa anche perché domani, sabato 26, farà un convegno sulle donazioni, prelievi, trapianti di organi, tessuti e cellule nella Riviera delle Palme. Allora Elio, raccontaci, perché per organizzare un convegno del genere ci vuole un bel lavoro, diciamo, sottobosco per far sì che possa riuscire. Buongiorno Carlo, buongiorno alla cittadinanza. Io, come diceva Carlo, sono Elio Core, il presidente dell'associazione Punto Aiuto Cittadino, che unitamente all'Avis di San Benedetto del Tronto, al centro di prelievi Regione Marche, al centro di espianti di San Benedetto del Tronto, all'Admo e all'Aido, abbiamo ritenuto opportuno indire questo convegno qui nella Riviera delle Palme, ed è la prima volta che lo facciamo, per sensibilizzare la popolazione affinché vengano donati organi, perché ce n'è un'estremità, un enorme bisogno. Vogliamo ricordare che nel territorio italiano sono circa 9.000 i pazienti che sono in attesa di trapianto, soltanto 3.000 sono stati espletati questi trapianti, ne mancherebbero ancora 3.000. Quindi la Regione Marche si è ultimamente attivata in modo molto forte su questo fronte. Ma purtroppo le liste d'attesa sono ancora molto lunghe, e quindi c'è la necessità di donare. Noi vogliamo creare con questo convegno la mentalità di una cultura della donazione, esatto, di trapianti e degli espianti di organi, affinché la gente venga sensibilizzata e affronti il problema unitamente a noi. Abbiamo ritenuto opportuno anche invitare tutte le pubbliche assistenze, perché vogliamo creare sul territorio una rete di collaborazione non solo tra le associazioni sul territorio, ma anche con le pubbliche assistenze che fanno parte del 118, affinché ci possano dare una mano del volontariato nell'esplicare queste funzioni che sono di fondamentale importanza. Voglio ribadire in questa sede che donare un organo significa dare la vita ad una persona, esatto, a persone che sono ammalate, che sono in procinto di morire magari, perché più sfortunate di noi, e quindi donare un organo non costa assolutamente nulla. Tant'è vero che i trapianti e gli espianti sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. E con questo atto di altruismo contribuiamo a salvare le persone sul territorio nazionale, perché ve ne è un'estrema necessità. Volevo anche ribadire il fatto che donare un organo non è fare un trapianto, non è un esperimento, ma è un programma terapeutico per salvare le vite umane, quindi è di fondamentale importanza. Abbiamo scelto la Riviera delle Palme perché abbiamo anche un'amministrazione che è abbastanza sensibile su questo tema, con a capo il sindaco Piunti, che si farà sicuramente portavoce questo problema. Sì, ho visto anche che c'è, lo facciamo vedere, in Graziano, sulla locandina, che c'è un bel parterre di persone in sala consigliare, quindi già il sindaco ha messo a disposizione la sala consigliare, che è sempre, diciamo, quella che la prima attrice per i convegni. Poi diciamo che oltre a te, sindaco Piunti, coordinatore per gli organi d'ospedale, il dottor Sanguini, cioè un bel parterre di persone. Dottor Sanguini, dottor Rubaldi, sono anche avvocati, l'avvocato Enrica Cora, che presenterà gli aspetti. C'è l'Aido, l'Admo. L'Admo, l'Avis, che è di fondamentale importanza per la trasfusione del sangue. Quindi è un convegno che va in questa direzione, che serve, Carlo, a sensibilizzare la popolazione. Vogliamo creare una mentalità qui a San Benedetto, e non solo, della cultura della donazione, dei prelievi, dei trapianti, perché vediamo che sono un po' restie le persone. Anche perché spesso se ne parla poco, quindi noi come IANT contribuiamo a dare una mano a te e giustamente a questa organizzazione. Ringrazio. No, anche perché è giusto che il passaparola è quello che arriva di più dentro le case. Giustamente oggi da soli non si fa da nessuna parte, però visto che insieme a te siete in tanti, è giusto che questo messaggio possa essere indirizzato, perché come dicevi tu, oggi non è un esperimento, bensì è un aiuto, programma terapeutico, esatto, che può dare o può salvare una vita. E giustamente spesso, tante volte non se ne parla e spesso tante volte si ignora, sì, ma tanto ci pensa. No, qua bisogna un attimino che tutti quanti facciamo qualcosa per portare. Poi mi fa piacere che il primo che organizza è San Benedetto. Sì.
È la prima volta che viene organizzato questo convegno qui a San Benedetto in collaborazione con le associazioni di volontariato, certo, di pubblica assistenza del 118 e l'Avis, l'Admo, sì, ho visto, l'Aido, visto, e la Misericordia di Rottamare, che contribuisce moltissimo a queste iniziative. Tu sai benissimo che recentemente, nel mese di febbraio, abbiamo iniziato una campagna qui a San Benedetto e Tronto sulla prevenzione del diabete e l'ipertensione arteriosa, esatto, una campagna che ha prodotto 5.000 persone che sono venuti a misurarsi la pressione, e questo significa che c'è una forte attenzione verso il sistema della prevenzione, perché, certo, noi riteniamo che sia meglio prevenire che curare, esatto, anche perché sarebbe un minor costo per la collettività e quindi per lo Stato italiano. Sicuramente, anche perché qua i problemi, diciamo, con le malattie, in particolar modo ho mia madre allettata da un anno e mezzo, poi mi pare che te l'accennerai. Sì, conosco anche il problema perché me l'hai accennato recentemente. Ecco, e quindi purtroppo, cioè, queste sono piccole cose che possono portare a dare, diciamo, quel contributo a chi ha bisogno, perché certo, quando arrivi a un'età avanzata dopo i 90 anni è normale che anche il fisico non è più quello di quando eri giovane, però quando una persona giovane può succedere di avere un problema del genere, l'aiuto della collettività ti porta ad avere quel qualcosa che spesso ti ritrovi, dici, che faccio, dove vado? Sì, anche, allora, perché Carlo, parecchie persone muoiono perché sono in attesa di trapianto, esatto, esatto, che non ricevono un organo, quindi esatto, donare un organo significa non solo far vivere quella persona, ma far vivere una parte di te stesso nella persona altrui, certo, quindi certo, è un ricordo perenne, è certo, un atto di altruismo e di grande civiltà, Certo. Elio, io ti ringrazio questa testimonianza. Eventualmente oggi metteremo questa intervista su yand.it, sperando che ti dia una mano anche a te domani. Ti faccio in bocca al lupo, che ci sia tantissime persone, ma Grazie, Carlo. Già tutti quelli che sono i referenti penso che siano persone importanti per far capire alla collettività. Poi saranno altri colleghi della stampa. No, ma ci sono persone illustri dell'ospedale civile di Madonna del Soccorso. E non solo. Quindi questo messaggio è ben indirizzato. È organizzato, abbiamo, ripeto ancora una volta, abbiamo voluto organizzarlo tutti insieme, esatto, non solo per creare questa cultura, ma per fare un segno di svolta, certo, per certo, essere una innovazione, perché riteniamo che da soli non andiamo da nessuna parte, esatto, invece esatto, uniti possiamo affrontare questo problema insieme e risolverlo, se non in tutto, ma in parte poterlo, certo, risolvere, almeno fare qualcosa. Quindi è un augurio che vogliamo dare, la speranza di vita alle persone, ai, esatto, cittadini di San Benedetto e Tronto. Elio, grazie della visita, grazie a voi, quando hai bisogno. Grazie, invito la cittadinanza ancora una volta a partecipare a questo importantissimo convegno che si svolgerà domani mattina dalle 9.30 alle 13. Vi ringrazio a voi tutti, in sala consigliare qui a San Benedetto del Tronto. Grazie a voi tutti, grazie Carlo, grazie.